nella stessa direzione. Ma l'avevi studiato o ti è venuto così distinto andare sul palco? O avevi studiato come li calciava? No, diciamo che c'è una buona base di, una buona dose di istinto. Chiaramente quando parare di voi in quel momento della partita è stato importante appunto proprio per la dinamica di essa. Quindi sono risultato proprio per questo, anche per cercare di dare una carica ai miei compagni e poi alla fine il risultato ci ha premiato e questa è la cosa più importante, indipendentemente dal rigore parato. Francesco, volevo già chiedervi un'altra volta, meglio titolare in Serie B che magari non giocare sempre in Serie A? Non parlo tanto di lei, insomma, però fra il giocare e non giocare, c'è l'abisso a prescindere dalla categoria? Che ogni piazza, ogni situazione parla un po' da sé, ecco, quindi non me la sento di eventualmente dare consigli su quello che potrebbe essere la cosa giusta o sbagliata riguardo a un singolo giocatore. Io sono convinto che ogni giocatore, ognuno parla a nome di questa squadra, sta spingendo proprio per aiutare tutto il gruppo e per cercare di tagliarsi un posto di conseguenza. E poi quando debuttò qua in Serie A, insomma, con il Sassuolo Livorno che le dissi. Ecco, quando era titolare in Under 21, magari si pensava a una carriera ancora più d'impatto, è girata in un qualcosa. Ti dico la verità, sono contento in primis della persona che sono, in secondo anche della carriera che sto facendo, mi sento ancora in grado di migliorare, ho l'obbligo morale di dover migliorare, quindi di conseguenza l'importante è stare in gergo, si dice, sul pezzo ogni giorno perché le occasioni ci sono sempre per poter migliorare e spero sempre di dare sempre il mio contributo. Stasera c'è Mirante che ha 40 anni, lo imiterà. No, io con Mirante ho giocato diverse volte contro, è un portiere forte, veramente forte, un portiere che ha fatto 20 anni di Serie A e quindi sono convinto che farà una grande prestazione. Ho una domanda sulle uscite palla al piede che molto spesso ci regalano brividi, no? Rispetto ai tuoi compagni davanti. Ecco, nella testa di un portiere cosa passa in quei momenti in cui Diciamo magari un che bel rinvio forse farebbe? ci sono momenti e momenti della partita, però ho fiducia dei miei compagni, ho piena fiducia dei miei compagni, ho fiducia in quello che chiede il mister, che è questo tipo di gioco, quindi noi non ci dobbiamo snaturare, chiaramente dobbiamo capire a volte meglio i momenti, però è la nostra idea, quindi di conseguenza dobbiamo andare avanti così. Francesco, scusa, ti senti il miglior portiere di questa Serie B? No, cioè, non penso sinceramente a questa cosa. Penso solo alla Reggiana, penso solo ai miei compagni, penso solo alla società, di pagare la loro fiducia il più possibile, penso, come ho detto in precedenza, a migliorare ogni giorno perché sento di avere ancora tanto da dimostrare. A livello mentale, lo spogliatoio, essermi finalmente sbloccato in casa, com'era? Sicuramente ci dà una grande iniezione di autostima perché è quello di cui avevamo bisogno. Ci tenevamo davanti al nostro pubblico che è sempre presente e ci tenevamo a dare una gioia e penso che stasera possano andare a casa contenti. Il calore del pubblico l'avete sentito tanto, dopo c'è stato un istante, insomma, dopo il rigore concesso, lo stadio per qualche minuto era molto contro l'arbitro, ve ne siete accorti oppure la concentrazione è tale che... Penso che lo stadio era, indipendentemente dall'arbitro, almeno che no, non giudico mai un arbitraggio, io penso che lo stadio a quel punto ha ricevuto una carica e ce l'ha trasmessa anche a noi e questa è la cosa più importante, sentire sempre l'appoggio dei nostri tifosi per noi è la cosa fondamentale. Come ho sempre detto alla Reggiana, non siamo solo noi che scendiamo in campo, ma di questo gruppo fa parte la società, fa parte la città, fa parte i tifosi, quindi per noi è fondamentale remare tutti verso la stessa direzione. Grazie.